USA Banking System is sound and resilient, lo ha detto Powell, il governatore della Federal Reserve, ieri nel giorno in cui la banca centrale ha portato i tassi americani al 5,25%, segnando un aumento record di 500 punti base in 15 mesi. La domanda che mi sono posto su Twitter e che pongo anche a voi in questo breve video di raccordo è se questa frase avrà le stesse caratteristiche, ci auguriamo di no, della frase inflation is transitory, l'inflazione transitoria, che lo stesso Powell aveva pronunciato più volte nel 2021, poi questa frase non si è rivelata nei fatti azzeccata. E se andiamo a giudicare quello che poi è successo a distanza di pochi minuti, un paio d'ore, un'ora sostanzialmente dopo la conferenza di Powell di ieri, nell'after hours il titolo PacWest, uno dei titoli delle banche regionali più sotto pressione, vedete che poi è crollato, e oggi stanno crollando altri titoli del settore, sempre relativamente alle banche regionali, alle prese con un problema evidente di liquidità, di gestione dei depositi, di reputazione, eccetera, eccetera. E quindi è molto particolare che Powell sia stato di fatti smentito nelle sue parole dal mercato proprio con questa rapidità e con questa violenza, perché se intorno alle 8:30, 9 pronunciava questa frase sulla solidità e la resilienza del sistema bancario americano, poi alle 22:30 nell'after hours il titolo PacWest crollava, e oggi se andiamo a guardare l'ETF che va ad inglobare tutte queste banche regionali che vi ho già consigliato di guardare in più occasioni, sta perdendo il 5,24%, aveva perso quasi il 10%, aperto in gap down, vedete, primo ribasso, poi consolidamento nella parte tra marzo e inizio maggio, adesso il settore sta nuovamente andando a soffrire. Tra l'altro c'è una correlazione inversa tra questo ETF e il prezzo di Bitcoin, che rappresenta per certi versi, secondo certe letture, sostanzialmente una sorta di sfida decentralizzata al sistema bancario centralizzato. Quindi quando Bitcoin va a fiutare sostanzialmente una difficoltà nel sistema finanziario tradizionale, soprattutto se questa difficoltà va a ipotizzare che vengano aggiunti, iniettati nuove liquidità nel sistema, chiaramente in quanto asset in questo momento speculativo visto dagli investitori, trova giovamento da questa cosa. Infatti vedete la correlazione inversa con l'ETF KRE delle banche regionali per quanto riguarda Bitcoin. Volevo appunto parlarvi di questo, ma oggi c'è stata anche la Banca Centrale Europea che ha alzato di 25 punti base come previsto, ma sostanzialmente non ha dato grande indicazione sui prossimi rialzi, e quindi questo si è riflesso sia sul movimento delle valute. Andiamo a guardare infatti insieme il cambio euro-dollaro, che sostanzialmente è debole, e vedete dopo le parole della Lagarde sostanzialmente è sceso e poi non si è più ripreso, non è più tornato sui livelli di massimi di giornata, vicino addirittura a 1,11, quando il mercato scontava sostanzialmente una BCE più falco. Invece alla luce di quello che stiamo vedendo, sempre a caldo, poi magari vedremo la reazione, come si distribuirà nel prezzo meglio nei prossimi giorni, però per ora a caldo il mercato ha reagito a una BCE, sta considerando la BCE un po' più colomba, nel senso che potrebbe, chissà, eventualmente fermarsi. Infatti se andiamo a guardare il future sui tassi per quanto riguarda la BCE, la prospettiva dell'indice Euribor sostanzialmente da qui a fine anno, ricordo che l'Euribor in questo momento è andato al 3,25, proprio perché 3,25 è il tasso sui depositi fissato oggi dalla Banca Centrale Europea. Se volete approfondimenti su tutto quello che ha fatto la Banca Centrale Europea, tutto quello che ha detto, i dettagli, eccetera, eccetera, chiaramente sul sito del Sole 24 Ore trovate tutti questi dettagli. Però vedete che sostanzialmente
da 3,66%, l'Euribor è sceso al 3,5%, come se in questo momento il mercato, dopo le parole della BCE, sta scontando soltanto un altro rialzo dei tassi da qui a fine anno, quando fino a poco tempo fa ne scontava più di due con una Euribor al 3,82%. Quindi è interessante vedere la reazione del mercato, che ha interpretato per ora come dovish, cioè come meno restrittiva del previsto, la conferenza stampa della Banca Centrale Europea. Tra l'altro va detto che se gli Stati Uniti hanno tassi al 5,25%, è difficile, e se questo sarà il tasso finale, perché poi il mercato sta registrando una sorta di pausa annunciata tra le righe, anche se non in modo ufficiale, da parte di Powell ieri per quanto riguarda il suo percorso di rialzo dei tassi. Se quello sarà il terminal rate della Federal Reserve, è difficile ipotizzare che un terminal rate della BCE sia vicino al 5,25, perché ricordiamo che tra Stati Uniti ed Eurozona persistono a livello di macroeconomico, proprio di struttura, di velocità dell'economia, di demografia, delle differenze tali che giustificano un range, un spread tra le due aree dei tassi a vantaggio degli Stati Uniti di circa 100-150 punti base. Quindi chi dice che l'Europa dovrà andare al 5,25 e pareggiare gli Stati Uniti, potrebbe anche accadere, però sarebbe abbastanza anomalo dal punto di vista dello spread, che la macroeconomia indica che è giusto che ci sia a livello tassi tra queste due aree. Però è anche giusto sottolineare che mentre l'inflazione negli Stati Uniti, quella core, quella che guarda la Federal Reserve, la PCE core, è sotto il 5% ed è sotto il tasso quindi della Federal Reserve, il costo del denaro, l'inflazione core nell'Eurozona è ancora più alta del 5%, e quindi i tassi sono ancora sotto l'inflazione più alta, e una banca centrale può sentirsi più rilassata nell'aver compiuto il suo percorso di strette monetarie solo nel momento in cui mette il costo del denaro, mette i tassi di interesse sopra il tasso di inflazione core. Quindi nei prossimi mesi, se l'inflazione core non scenderà in modo importante, probabilmente questi future che vedono i tassi al momento proiettati come un terminal rate al 3,5 per la BCE potrebbero eventualmente salire ancora. È una partita che si gioca momento su momento, e vedete che questi future cambiano comunque idea proprio della volatilità del grafico settimana dopo settimana. Se il 7 marzo erano al 4,12, adesso siamo al 3,5, ma eravamo passati anche per un 3% dal 7 marzo al 20 marzo. Vedete quindi come c'è volatilità anche in queste previsioni, e come non esista di fatto una sfera di cristallo, ma i mercati vanno giorno dopo giorno a riprezzare nelle quotazioni gli scenari. Un altro tema molto importante, che magari approfondiremo in un altro video e in altri articoli sul Sole 24 Ore, è quanto durerà la pausa della Federal Reserve: 1 mese o 15 mesi? Perché ho detto 1-15? Perché sono un po' gli estremi della storia delle pause della Federal Reserve nei tassi. Negli anni 80, quando completò il percorso di rialzo dei tassi, andò a tagliarli dopo 1 mese. Nel 2006 invece c'è l'altro estremo: quando andò a completare il percorso di rialzo dei tassi, e vediamo se sul sito della Federal Reserve di St. Louis lo visualizziamo in modo più chiaro. Vedete, nel 2006 qui terminò il rialzo dei tassi e ci fu una pausa di 15 mesi prima del rialzo, mentre negli anni 80 ci fu praticamente, è difficile anche graficarla perché poi subito andò a tagliarli. Quindi quale sarà la pausa? Le linee orizzontali che andiamo a guardare qui dopo i picchi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, i 15 mesi che rappresentano il massimo dell'ultima recente storia, sostanzialmente del 2006, oppure 1 mese del 1980? In media dura solitamente la pausa della Federal Reserve, prima cioè che poi inizi a tagliare i tassi, praticamente dura 5 mesi. Quindi staremo a vedere. Sta di fatto che il mercato dei future sta scontando, anche per quanto riguarda la Fed, un'inversione della politica monetaria già da quest'anno, con un tasso che dovrebbe andare, secondo il mercato, al 4,24 già a dicembre, quindi 100 punti base in meno nei prossimi mesi, e mi sembra al momento un'ipotesi piuttosto aggressiva,
probabilmente un'ipotesi che eventualmente sconti una recessione più importante di quello che oggi ci dicono i numeri, oggi ci dicono le trimestrali che abbiamo appena visto, che hanno messo in evidenza un calo degli utili, ma per ora non un allarme di recessione profonda. È chiaro che ci sono però il tema delle banche regionali e altri problemi da risolvere che potrebbero impensierire il quadro macroeconomico negli Stati Uniti. Vedremo un po'. È chiaramente molto molto importante. Secondo voi quanto durerà questa pausa? Perché di fatti possiamo quasi dirlo, Powell ieri nella comunicazione non ha più parlato di un prossimo rialzo, valuteremo eccetera eccetera, è stato molto molto vago. E quindi chi analizza molto la semantica di queste conversazioni, di questi discorsi, si è sbilanciato nel dire che si può ormai parlare di pausa. Chiaramente, se l'inflazione dovesse rialzare in modo importante la testa, lo stesso Powell si è dato comunque carta bianca per continuare ad alzare i tassi, quindi si è in modalità data depending, però per ora i mercati stanno ipotizzando una pausa della Fed. Quanto durerà a vostro giudizio? Fatemi sapere. Volevo anche mostrarvi dei ratio a questo punto interessanti o comunque da valutare, non si tratta di consigli operativi finanziari, ma a livello scolastico, il ratio tra Nasdaq S&P 500 oggi sta performando bene a caldo dopo la Fed, lo stesso sta performando ancora meglio Nasdaq su Dow Jones e ancora XLK che è l'ETF dei titoli tecnologici, una sorta di Nasdaq in chiave più semplice anche da tradare, da operare per quanto riguarda anche il mercato delle opzioni finanziarie in relazione al RUT che sarebbe il Russell 2000, ovvero l'indice della street economy americana. Vedete questo ratio? Quindi esprime un rialzo anche importante per quanto riguarda il XLK rispetto al RUT. Vedete un po' quanto questo ratio sia in forma in questo momento. E la domanda è: se il mercato si avvicina a una recessione, se l'economia è sempre più vicina a una recessione, a quel punto chiaramente i titoli ciclici possono soffrire in proporzione più dei titoli tecnologici e vediamo che il mercato sta già anticipando, scontando questo movimento con questi ratio appunto tra Nasdaq e i vari indici più esposti al tema ciclico dell'economia, dal Russell, dal Jones anche all'S&P 500 in maniera importante già da qualche settimana. Capiremo se proseguirà questo movimento, però la reazione per ora è importante. Un altro ratio di questo taglio, anche se oggi sta soffrendo nella seduta di oggi dello 0,44%, nulla di che, ma comunque è in rialzo appunto da marzo sostanzialmente, è quello tra ad esempio healthcare, il settore sanitario, il settore difensivo, anticiclico per definizione, insieme ai consumi di base, rispetto a XLB che rappresenta i materials, che è decisamente da questo punto di vista a livello settoriale ciclico. Quindi il confronto in generale con qualsiasi ETF, con qualsiasi indice, tra un tecnologico, un difensivo, un tecnologico o un difensivo e un paniere invece più ciclico può essere sostanzialmente un ratio da valutare anche a livello scolastico, proprio per capire quanto il mercato si sta posizionando su una sorta di recession trade, perché appunto in quel caso chiaramente vuol dire che c'è un mercato che si sta difendendo su questa sorta di strategia long sul difensivo, long su un tecnologico, short su un ciclico. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questi ratio e se ne avete anche altri in mente. Volevo anche dire che lascio in descrizione un elenco di libri che ho letto, che a me piacciono, è solo un primo elenco, ce ne sono tanti altri, magari poi valuterò di aggiungerli in seguito, perché spesso mi chiedete quali libri posso consigliare per chi vuole crescere, vuole approfondire, vuole diventare sempre più consapevole nella presenza a mercato come investitore, e quindi ci sono una serie di libri che personalmente mi hanno aiutato molto e che mi ispirano molto nei miei articoli su Sole 24 Ore, anche in questi video di educazione finanziaria, quindi ve li condivido direttamente in descrizione in modo tale che appunto potete
capire appunto di che titoli si tratta e eventualmente se possono ispirare anche voi nello studio di questo percorso, perché quello di diventare investitori consapevoli e appassionati di mercati è un percorso e non si può archiviare in qualche settimana, è un percorso di apprendimento costante e non si finisce mai di imparare in generale nella vita e anche nei mercati finanziari che spesso cambiano pelle, però questi libri e altri eventualmente possono dare una mano per comprenderlo bene. Per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, alla prossima.